Buonasera, bentrovati a una nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile dell'Arezzo e al settore giovanile Amaranto. Faremo un po' il punto questa sera, ovviamente, sul campionato femminile di Serie B. È arrivata un'altra sconfitta per l'Arezzo e poi faremo la consueta carrellata sui campionati giovanili. Vedremo le immagini degli allievi che per poco non sono riusciti a ottenere l'ennesima vittoria di questa rincorsa per la squadra di Alessandro Violetti, poi vedremo via via gli altri risultati, ma torneremo a parlare anche del campionato giovanissimi nazionali. Abbiamo infatti con noi Donatello Marchi, che è il vice allenatore, Buonasera. diciamo che è il vice Ciavorella, Vice insomma, Ciavorella, che abbiamo vice mister. conosciuto, vice mister, e quindi invece voi avete vinto 2-0 con la Viterbese. Viterbese. E poi vado a salutare Carolina Paganini, Buonasera. rappresentanza dell'Arezzo Calcio Femminile, e il Riccardo Buffetti, che ovviamente ci Buonasera. aiuterà a capire un attimo questo momento. Allora, partiamo da questo campionato di Serie B. È arrivata un'altra sconfitta dopo un po' incredibile pareggio, no? In casa che abbiamo commentato la scorsa volta con la vittoria sfumata. È arrivata questa sconfitta contro una delle sicuramente formazioni comunque migliori di questo campionato, no? Ci poteva stare così ampia o no? Sì, ci poteva stare. Abbiamo cercato di riportare quello che avevamo fatto in allenamento con Nazarena, però abbiamo sbagliato delle piccolezze e abbiamo subito dei gol. E quindi poi è la solita Sì. legge. È un momento un po', diciamo, in cui l'Arezzo deve ritrovarsi, no, Sì, Riccardo? anche perché secondo me è facile proprio passare da un allenatore all'altro così nel corso della stagione, con una testa che sta 24 su 24 quasi in tutti i campi, partendo dalla prima squadra fino alle giovanili, la primavera, ritrovarsi poi di punto in bianco un altro allenatore, un'altra idea di gioco, sicuramente non è facile e sta condizionando secondo me questa cosa anche la stagione dell'Arezzo. Allora, possiamo vedere adesso questo servizio che ha realizzato direttamente, come consueto, tutte le gare intere del calcio Padova femminile, quindi vediamo come il calcio Padova ha raccontato questa vittoria per 5-2 sull'Arezzo. Quarta giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova è chiamato a riscattare immediatamente la sconfitta della settimana scorsa in casa della capolista Sassuolo, un 2-1 che fa male più per la classifica che per quanto visto in campo. Padova che adesso deve riprendersi il terzo posto, visto che è stato scavalcato dal Castelvecchio. Le biancoscudate ospitano un Arezzo che viaggia nella media-bassa classifica, ma si dimostra formazione che vuole giocarsela a viso aperto, anche se dopo 10 minuti viene punito dal solito gol di Claudia Ferrato, che porta in vantaggio le biancoscudate, in questa occasione ancora in maglia verde, quella disegnata dall'Avis già l'anno scorso. Padova quindi subito sull'1-0 contro l'Arezzo, 16° gol in campionato per Claudia Ferrato, ma come dicevamo, le toscane vogliono giocarsela a viso aperto e qui c'è Nocchi, un ottimo attaccante che va vicino al pareggio. Brava la mezz'ora Rossella D'Antonio a recuperare questo pallone e servire ancora a Claudia Ferrato, che entra in area di rigore, va con il destro, colpisce la traversa e poi di testa non riesce a inquadrare la porta. Occasionissima per il Padova, che però al 39° minuto usufruisce di un calcio di rigore per questo fallo di mano in area di Zeghini. Rivediamo, è abbastanza netto il tocco, l'ingenuità del difensore dell'Arezzo. Dal dischetto Chiara Sarain segna il 2-0. Ancora a Padova, 42° minuto, guardate cosa fa Margherita Giubilato, un tunnel, entra in area di rigore, prova a servire Claudia Ferrato e poi con il destro disegna questo gol incredibile sotto l'incrocio dei pali, veramente una rete meravigliosa di Margherita Giubilato, anche perché lei è mancina e va a segnare questo gol con il destro, con il quale si chiude la prima frazione di gioco. Padova che in pratica mette in ghiaccio la sfida sul 3-0, poi prova subito ad accelerare anche nella ripresa. Claudia Ferrato serve così la neontrata Aurora Favero, che va con il destro e sfiora il palo. L'Arezzo però non ci sta e prima con Di Fiore all'11° minuto del secondo tempo si costruisce questa bella azione. Il suo tiro però è parato da Martina Donà. Il Padova ha un po' di spazio in contropiede, qua è velocissima Margherita Giubilato che riesce anche a entrare in area di rigore, non inquadra però la porta. Si rifà sotto l'Arezzo e così quando siamo al 26° minuto di gioco rientra in partita con questo gol del solito Nocchi, molto brava questa punta toscana. Rivediamo il suo sinistro ed è il gol del 3-1. Il Padova trema un po', anche se è brava. 2 minuti dopo, con la classica azione travolgente di Claudia Ferrato, che si fa tutta la metà campo e va a segnare ancora un'altra doppietta. E ancora un gol bellissimo per il Padova. Rivediamo tutto lo strapotere fisico di Claudia Ferrato per il gol del 4-1.
Il Padova che quindi scaccia la paura dopo 2 minuti e poi si diverte, anche perché passano altri 3 minuti e arriva il 5-2. Questa volta segna Aurora Favero, che riesce a raccogliere questa respinta del portiere e a metterla sotto la traversa. Padova quindi segna anche il 5-1. Rivediamo Aurora Favero con il destro, supera il portiere e anche le avversarie che si erano appostate sulla linea di porta, ma l'Arezzo non demorde, così a 5 minuti dalla fine trova anche il 5-2, ancora con Nocchi sull'uscita di Martina Donà. Qua un po' ferma la difesa del Padova, che forse aveva già la testa allo spogliatoio. Negli ultimi 5 minuti poi le squadre si allungano molto, occasioni da una parte all'altra. Questa di Margherita Giubilato, fermata dal portiere in uscita, finisce quindi 5-2 per il Padova, che ritrova la vittoria. Non riesce a ritrovare il terzo posto, anche se sale a quota 36 punti in classifica. Adesso 2 settimane di stop, il Padova tornerà in campo il 12 marzo in casa del Marcon. Allora, c'era comunque, insomma, sono delle scusanti da una parte, comunque la formazione è un po' rimaneggiata, anche questo campo sintetico, l'Arezzo non è molto abituato a giocare, no. Su quanto è inciso secondo te, quanto hanno inciso questi due fattori? Abbastanza, abituato a un campo molto più lento e messo, diciamo, male, ha inciso abbastanza sul risultato. Perché Riccardo, se non ci sei appunto abituato, può diventare un problema. Il sintetico sì, se non ti allinei almeno durante la settimana diventa un po' difficile la domenica andarci a giocare, anche perché considerato la differenza che è con il Laurentini, con gli altri campi, la risenti molto la domenica. Abbiamo visto che l'episodio comunque del calcio di rigore che ha portato al 2-0 c'era, secondo voi? Perché, sì, era netto. Certo. Poco da discutere anche su questo. Diamo un'occhiata ai risultati di questa giornata. Si è segnato molto, non solo sul campo del Padova. Adesso vedremo che cosa è accaduto oltre a questo 5-2. La Federazione Sanmarinese ha vinto 7-0 contro la Saponeria Unigros, poi Gordige Udinese 0-3, Grifo Perugia Marcon 2-0. Sul campo di Limonese ha vinto la Virtus Padova 3-1, vittoria in trasferta anche della Castelvecchio 3-0 in casa del New Team Ferrara, e poi Permac Vittorio Veneto Sassuolo 1-1. Per questa classifica, dove in testa troviamo il Sassuolo a 42, sempre una gara in più rispetto alla Vittorio Veneto a 41, poi Castelvecchio 37, Calcio Padova 36, Marcon 32, New Team Ferrara 24, Grifo Perugia 23, Federazione Sanmarinese 21, Arezzo Femminile Imolese 18, Udinese 16, Virtus Padova 10, Gordige 9, la Saponeria a quota 4. L'Arezzo comunque ha fatto questo buon bottino di punti in trasferta, quindi comunque sia, non dico che può permettere, però diciamo il campionato è sostanzialmente molto tranquillo, no? Sì. Non c'è grandi rischi. No, quello no. Noi puntiamo alla salvezza e per ora ci siamo, però sicuramente cercheremo di fare sempre più punti. Tu mi pare che hai fatto anche un assist, forse non l'abbiamo visto, per una traversa anche di una tua compagna. Sì. Quindi hai avuto anche possibilità di... Poteva essere un assist non vincente. Abbiamo sfruttato occasioni. Poi l'Arezzo ha avuto, diciamo, le occasioni e ha fatto i gol quando il risultato era ormai... Sì. Sostanzialmente deciso. Adesso c'è la sosta e poi c'è il recupero. Recupero con il Gordice e poi la partita fuori casa contro il Sassuolo. Dopo arriverà in casa il 19 marzo, mi sembra, il Pescara. Quindi un'altra occasione ulteriore per allungare in classifica. Ora i punti sono 14, perché Pescara settimana scorsa ha battuto, mi pare, in Ferrara, e adesso è a 14 punti. Comunque una vittoria con... Ancora ci sono 2 turni, il recupero con il Gordice si può cercare di allungare, ma la classifica rimane comunque abbastanza serena per l'Arezzo. Comunque c'è stata la dichiarazione soddisfatta della team manager dell'Arezzo, Irene Perini, che ricordando appunto la formazione rimaneggiata e il campo sintetico, dice: non voglio trovare alibi perché abbiamo perso contro una squadra esperta, attrezzata e composta da elementi decisamente validi, tuttavia voglio evidenziare la grande prova di carattere che l'Arezzo è riuscita a dare spendendosi fino all'ultimo minuto. Adesso non resta che guardare al recupero contro il Gordige, consapevoli che il lavoro che Nazarena Grilli sta impostando darà presto i suoi frutti. Un po' se vogliamo quello che era successo anche con Manuela Tesse, no? I risultati non sono arrivati subito, ci ha voluto attendere un paio di mesi, no? Sì. Per vedere che l'Arezzo, pensi che possa accadere la stessa cosa? Sì, sicuramente. Ecco, l'ho chiesto anche alla tua compagna, che quali differenze anche nel modo di lavorare, diciamo, e anche di approccio tra queste due allenatrici, che di nome comunque di grido tutte e due, no? Quali le differenze in particolare? Hanno un diverso, diciamo, stile di gioco.
molto, sì, molto diverso. Entrambe sono due grandissime allenatrici e cercheremo di fare al meglio quello che ci chiede. Raccontaci tu come hai iniziato tu a giocare e perché anche te hai deciso a un certo punto, no, di cimentarti col calcio. Perché praticamente vedendo il mio fratello giocare, che è più grande di me, ma diciamo... Indotto, no? Sì. Cioè, ti volevi provare? Sì, insomma. Volevo provare e quindi è nata questa passione per il calcio. Che ti porti da quanti anni dietro? 13. Tanti. Mm-mm. E all'inizio dove i primi passi dove li hai fatti? In una squadra maschile, nel mio paesino. Che è? Possiamo dire. Camuscia, quindi in Valdichiana. Sì. E poi da lì piano piano sei arrivata all'universo femminile. E quanto è cresciuto in questi anni il calcio femminile anche nella nostra provincia? Ma rispetto all'inizio, insomma. Sì, no, ha fatto dei grandi passi e ne farà altri, secondo me. Che ne pensi tu che invece alleni i giovanissimi, insomma, sì. I maschietti? Quanto può crescere questo movimento, secondo te? Secondo me tanto. Purtroppo parlavo anche con una ragazza che con lo staff, che stava dicendo che purtroppo non hanno molti fondi economici, ci sono pochi sponsor dietro, hanno, e quindi tante le volte devono sopperire su tante cose, però vedo che insomma sta crescendo molto anche a livello nazionale, le grandi televisioni fanno vedere più insomma questa realtà del calcio femminile, che è giusto che sia così. E quindi, sinceramente, però mi manca una partita di calcio femminile. Sì. Di andare a vedere, Quindi magari se mi invita la prossima volta. Certo. Poi in casa abbiamo detto quando dopo il 19 marzo. 19 marzo, sì. Quindi insomma, quasi un mese, però insomma il tempo allora. Per creare questa occasione, cioè certo indubbiamente le TV nazionali danno una mano, no? Perché certo, poi da lì sì, le passioni sì. Anche delle più piccole, delle bambine poi nascono in questo modo e poi sicuramente anche la crescita della società, diciamo, cittadina, no? Perché da quello poi passa... Certo, è un fatto soprattutto di cultura sportiva, si deve partire anche qui dalle basi per crescere con i settori giovanili e poi ora anche il calcio professionistico si sta un po', diciamo, avvicinando alla categoria femminile, abbiamo visto anche in Serie B come quest'estate la Reggiana è stata acquistata dal Sassuolo, quindi il calcio professionistico si sta avvicinando al calcio femminile, questo va bene tutta la realtà. Sì, poi in questo girone poi vediamo c'è un certo divario, insomma, anche da questi risultati che vediamo, no? Si intuisce un certo divario, no, tra le prime, soprattutto la parte veramente bassa della classifica. Non so se anche giocandoci contro vi siete rese. Sì, sì, sono reso conto. C'è un divario abbastanza, no? Ma diciamo anche vedendolo, tutto il Sassuolo si vedeva totalmente giocatrice di altra categoria, sicuramente potrebbe giocare la Serie A tranquillamente, anche Vittorio Veneto, anche Arezzo ha qualche pezzo pregiato che però deve ancora, diciamo, ambientarsi nella categoria e poi sicuramente cercare anche con un po' di fortuna di riuscire a portare qualche elemento in Serie A. Ci la può fare, secondo te? Sì, secondo me sì. Tu che dici? Spera. Speriamo. Allora, ci fermiamo un attimo, poi facciamo il punto anche sui campionati giovanili, ci vediamo tra poco. Seconda parte di Mondo Amarantola, cominciamo a vedere che cosa è successo invece in casa dell'Arezzo maschile e anche qui invece per la Berretti, anche qui dobbiamo registrare una pesante sconfitta purtroppo per l'Arezzo di Abruscato, vedete 4-1 in casa del Livorno, avevamo ospite Elvis proprio la scorsa settimana, avevamo proprio tre ragazzi a Berretti, Elvis insomma gli aveva detto dipende da voi, insomma regalare un campionato, un finale di campionato diverso, qui Livorno è andato sull'1-0 dopo un quarto d'ora con Camarlinghi su calcio di rigore, poi il raddoppio di Ba, 3-0 di Folegnani, 4-0 di Nigiotti e poi insomma la situazione non è certo migliorata, questo per quanto riguarda la partita e si parla insomma di ovviamente trasferta amara che già dopo pochi minuti
si è messa in salita per la squadra di Abruscato. Prato Carraghese 1-3, Gubbio Lucchese 2-2, Olbia Luparoma 3-3, Pistoiese Pontedera 1-2, Siena batte Viterbese 3-0. Per questa classifica troviamo proprio il Livorno, quindi Arezzo ha perso con la nuova capolista, perché aveva già giocato col Prato, in quel momento era capolista il Prato, adesso è capolista il Livorno a quota 36, ha una partita in più però rispetto al Prato 34, tutto cuoio e Siena 33, qui finisce la zona, chiamiamola playoff, poi Lucchese 25, Pistoiese 24, Luparoma 21, Carraghese 20, Gubbio 19, Arezzo Pontedera 17, Viterbese 10, Olbia 9. Peccato, perché l'Arezzo per, diciamo, la prima parte, no, Riccardo, della stagione, ma anche la partita, l'ultima che avevi seguito tu, è vero, contro il Pontedera, che non era magari l'avversario più forte, però aveva dato qualche sensazione di potersi riprendere. Sì, sprazzi di bel gioco c'erano stati, giocatori comunque sembravano intendersi, fraseggi veloci, si arrivava velocemente davanti alla porta, probabilmente un calo fisiologico che ci sta durante un campionato, però adesso una serie di partite negative che iniziano anche un po' a pesare, secondo me, nel morale della squadra. Eh sì, perché poi quando non si vince più, no, è difficile. Noi lo sappiamo. Voi vi siete ripresi, no, adesso, dopo un periodo in cui avevate però anche fatto vedere delle belle cose, ma non arrivavano i risultati. Vediamo adesso, vediamo il filmato degli allievi, che sempre contro la Viterbese, davvero hanno avuto tantissime occasioni, soprattutto nel secondo tempo, un approccio alla gara magari un po' negativo, poi nella ripresa veramente, insomma, ai punti, come si suol dire, avrebbe vinto la squadra di Alessandro Violetti, invece è finita 1-1. Vediamo. A seguire questa settimana il campionato allievi Under 17 Lega Pro. Questa sera l'Arezzo affronta la Viterbese, un Arezzo allenato da Alessandro Violetti, che viene da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, tra cui spicca anche la gemma, l'impresa del successo in casa del Prato capolista per 3-2. Merlani al limite d'Amico, palla di ritorno per Caon il diagonale, un'azione bellissima che porta in vantaggio la Viterbese, diagonale secco di Caon e c'è l'1-0. Davvero molto bella questa serie di scambi, D'Antonio che ha ridato palla proprio al compagno e Caon con questo diagonale porta in vantaggio la Viterbese al 21esimo minuto. Ancora Gerardini, traversone basso, Boldrini, Ricci è mancato, c'è Billy, Ricci la difende, Billy! Incredibile! L'Arezzo non riesce a segnare in questa azione. Tomai, Ricci gli ruba palla, Ricci sguscia via, fuori, Gerardini conclude, Boldrini! La grande presa di Bertollini che salva un gol clamoroso. La tiene, Ricci lo salta, ancora Ricci. Gerardini, attenzione in mezzo, c'è Boldrini e Billy, Gerardini va sul fondo, Billy, sinistro secco e c'è il pareggio dell'Arezzo, Billy è l'1-1 nel primo tempo, l'aveva sfiorato, adesso lo trova al 19esimo minuto, gran merito però di questa azione, di Ricci che l'ha cominciata, di Gerardini che è andato fino in fondo, ha messo un gran pallone casoterra e Billy pareggia i conti 1-1 al 17esimo, anzi al 19esimo. In velocità ancora Gerardini, in mezzo c'è Boldrini, Gerardini finisce a terra, Boldrini difende il pallone, c'è solo Ricci, tutto solo Ricci, ancora un miracolo del portiere Bertollini che si salva ancora con un altro strepitoso intervento. Non è finita, Billy, altro pallone in mezzo, Ricci prova a recuperarlo, lo recupera poi Zampina, Arezzo scatenato adesso, Ricci, sinistro pallo per Ricci, regala rigore, Ricci dietro, Boldrini fuori con deviazione. Però siamo a mister Alessandro Violetti, allora una partita a due volti, una prima mezz'ora dell'Arezzo sicuramente non all'altezza, poi nel secondo tempo soprattutto la squadra ha rischiato di vincere, ha avuto tantissime occasioni. Sì, la prima frazione di gioco, diciamo, abbiamo sbagliato la lettura dell'interpretazione della gara inerente alle condizioni del campo, perché sono veramente condizionanti per una squadra come la nostra che gioca palla a terra, che le fa del fraseggio, della manovra di squadra proprio la sua virtù principale. E il campo ti costringe a giocare sempre con un tocco in più, quindi a ritmi molto più rallentati. Loro sono stati bravi a leggere questa situazione, quindi andare sulla palla lunga e giocare sulla seconda palla.
avevano grossa struttura fisica, e noi siamo stati troppo perseveranti nella ricerca di quello che vogliamo, ma oggi diciamo che il terreno non lo permetteva. Messe a puntino alla fine del primo tempo alcune cose, siamo entrati in campo veramente dando una prova proprio anche di maturità, di cattiveria di squadra, di voler raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati a tutti i costi. La squadra ha alzato l'intensità, i metri con cui andava a aggredire l'avversario, anche con ottimi fraseggi in terra siamo arrivati penso 7-8 volte a creare limpide occasioni da gol davanti al portiere, palo contro palo. Dispiace perché meritavamo molto di più, questo non ci deve fermare in quello che è il nostro obiettivo di raggiungere il quarto posto, avremo i scontri diretti da giocarsi. Certo, questi due punti rimane amaro in bocca a perderli in questo modo qua, perché ripeto, la squadra veramente meritava molto di più. Quarto posto che ovviamente permetterebbe il recupero come quarta miglior classificata poi per la Final Eight, no? Sì, esatto, cioè, non è che noi ci accontentiamo del quarto posto, la squadra deve... Quello che interessa a me è la crescita che stanno facendo, e anche oggi, ecco, il secondo tempo mi attesta proprio la crescita in termini di personalità e spessore della squadra, oltre che dei singoli e anche del gruppo. Però oggettivamente il terzo posto è a circa 10-11 punti da noi, e mancano 6 partite alla fine, quindi i margini sono veramente risicati. Mentre il quarto posto, con lo scontro diretto tra due domeniche, è sì, lontano ma comunque raggiungibile, quindi il nostro obiettivo quantomeno deve essere di raggiungere il quarto posto. Poi insomma avete fatto l'impresa Prato, che non aveva mai perso, e siete riusciti in questa impresa, e poi un'altra tra virgolette impresa, che Elvis Abruscato ha fatto i complimenti ai tuoi ragazzi che la scorsa settimana sono andati a giocare con la Berretti, no? Sì. L'abbiamo visto anche oggi, e cioè questo penso sia segnale. Ripeto un po' quello che ho detto prima, no? L'obiettivo quando si lavora nel settore giovanile, soprattutto nelle categorie un po' più piccole, giovanissimi allievi, è proprio la formazione dei ragazzi, proprio della cultura, sia come cultura di lavoro che cultura tecnica e tattica. Il fatto che crescano e vadano a giocare nelle categorie superiori dimostrando di essere all'altezza sia motivo di grande soddisfazione. Allora, purtroppo le distanze si sono allungate perché poi il Pontedera ha vinto. Adesso vediamo il quadro degli altri risultati. Modena batte Carrarese 2-0. Il Pontedera che ha vinto in casa del Gubbio 3-0, e poi Pistoiese batte Prato 2-0, Lucchese Siena 2-0, Livorno e Tutto Cuoio 2-2. Quindi in testa adesso abbiamo sempre il Prato a quota 38, poi il Modena a 33, Livorno 32, ecco questa è la soglia che diceva anche Alessandro Violetti, questa che vedete in giallo, città di Pontedera che è a 29, comincia a essere un divario, insomma, considerato che poi non manca tantissimo alla fine della stagione. L'Arezzo ha meno 8 con lo scontro diretto però da giocare, che andrà sicuramente sfruttato. Poi Gubbio 22, Carrarese Arezzo 21, Lucchese e Viterbese 20, Pistoiese 15, Tutto Cuoio 12, chiude il Siena a 9 punti. Adesso veniamo ai giovanissimi, qui è arrivata invece la vittoria, vedete vittoria per 2-0, questa è una vittoria che certo riporta un po' di entusiasmo. Modena batte Carrarese 3-0, Gubbio Pontedera 0-4, Pistoiese Prato 1-3, Lucchese Siena 1-0, Livorno Tutto Cuoio 1-1. La classifica qui vede il Prato a 39, Livorno e Modena 34 e poi la Lucchese a 23. Qui l'Arezzo è sicuramente più in gioco per questa quarta posizione. Lucchese 23 col Tutto Cuoio, Arezzo 22, Siena 20, Carrarese 17, Pistoiese 15 insieme alla Viterbese, Gubbio 13, città di Pontedera 11. Allora, questo 2-0, come è andata Donatello questa partita? Abbiamo ritrovato diciamo la squadra che eravamo nel girone di andata, dove ci siamo un pochino smarriti dalla partita di Siena, che dopo abbiamo avuto Siena, Tutto Cuoio e Prato, che abbiamo subito 3 sconfitte consecutive, dove non abbiamo espresso il nostro gioco. Ci sono mancati solo cioè a livello di prestazione bene, diciamo, benino. Contro la Viterbese invece abbiamo ritrovato il sacrificio della squadra. La squadra si vedeva che insomma i singoli si sono sacrificati per la squadra, questo era quello che ci mancava nelle ultime 3 partite. E diciamo che è stata una partita che abbiamo dominato dall'inizio alla fine, quindi non abbiamo subito quasi niente dalla Viterbese.
Quindi ora però dobbiamo continuare su questo trend. Domenica ci aspetta una partita a Carrara non facile, anche perché andremo a affrontare una squadra che, anche se è abbastanza, diciamo, a metà classifica, sì, diciamo, però quello è, loro giocano in un campo sintetico dove finora noi appunto si parlava, abbiamo, di, si parlava di quello, noi per ora abbiamo avuto molto fortuna giocando nei campi sintetici dove chiaramente la palla ha un altro tipo di rimbalzo, i tempi sono diversi dai campi, insomma, in erba. Ecco, diceva prima Alessandro Violetti, sì, no, del voi giocate le partite anche voi lì alla nave di Castelfiorentino, sì, effettivamente questo terreno è abbastanza, insomma, si vedeva in questo periodo abbastanza pesante. Ecco, quanto incide, lui diceva, per la mia squadra che è molto, insomma, che è abbastanza, soprattutto fa della tecnica, insomma, sì, il proprio potenziale, è una penalizzazione, non so per voi. Per loro, per la squadra degli allievi, secondo me ancora di più di no, della nostra squadra, anche perché loro si allenano a Bonconte dove giocano nel sintetico, quindi noi allenando sia a Ruscello, diciamo che il campo forse è anche peggio di quello della nave, quindi. Però ai ragazzi gli abbiamo sempre detto che in questi campionati a livello nazionale i tempi di gioco sono importantissimi, dove ti aggrediscono subito, non hai tempo di pensare, non hai tempo di fare tre tocchi, perché fai due tocchi già hai già la pressione dell'avversario subito addosso, quindi anche difficile in un campo, insomma, come quello della nave giocare a questi ritmi, anche se sinceramente abbiamo trovato dei campi molto peggiori di quello che di quello, certo, sì, certo. Molto. Poi si dice sempre, insomma, meno male che c'è anche quello, perché se non ci fosse stato neanche quello sì, infatti, la situazione, no? Però questo non deve essere assolutamente no, un alibi, no, no, anzi, assolutamente cioè, no, no. Che si debba andare dove si deve andare, dove sta tempo, si dice che la Renzo dovrebbe andare, perché no, è lì poveretta quella struttura che tra l'altro bellissima e che però è lì al momento, no? Pare che è una cosa imminente, tanto imminente non mi sembra, no? Allora, ovviamente po per, non per problemi parlo, della esatto, società, sì, sì, sì. Poi comunque diceva bene abbruscato la settimana scorsa quando diceva che i ragazzi comunque si devono abituare a giocare anche in questi campi, perché la loro crescita abbruscato aveva un'altra teoria, esatto. Lui diceva che ai suoi tempi, che non è che è vecchio, insomma, comunque era un ragazzo giovane, comunque diceva che quando era lui piccolo, insomma, la strada era la maestra, era il migliore, e quindi insegnamento, vero, quello oggi è vero. C'è più, forse più esigenze, no? quello effettivamente anche è vero. La mentalità forse è un po' si imparava forse di più, forse perché non c'era regole, non sì. C'era niente e secondo me c'era anche molta più fantasia, più estrosità dove il ragazzo magari poteva provare anche certe giocate che magari in questi campi qui non ho. Cagolina, insegna più la strada o un bel campo? Ma la strada. La strada è la strada maestra. E quindi voi adesso vi giocate fuori? Sì, fuori, a Carrara. A Carrara e poi si ritorna in casa col sì. Pontedera? No. Con non mi ricordo. Comunque, tanto avete lo stesso calendario degli allievi. Degli allievi, più sì. O meno quindi abbiamo. Anche in questo caso, con la Lucchese invece ci avete già giocato? Ci abbiamo giocato, abbiamo vinto e dalla okay. Lucchese dopo siamo andati a Siena dove abbiamo perso. Forse l'unica partita, tra virgolette, meritata dove abbiamo perso, perché nel girone d'andata non abbiamo trovato una squadra che ci abbia messo in difficoltà, non abbiamo mai. Anche perché noi giochiamo un calcio, il mister Ciavorella insomma gioca un calcio molto propositivo, un 4-3-3, quindi siamo insomma propensi a giocare a viso aperto senza aver paura assolutamente dell'avversario. E quella di Siena è stato un approccio forse sbagliato, non so quello che è successo. E poi a Prato, dove abbiamo perso 4-0, quella è la sconfitta più pesante, ma pronti attenti via, 1:47 abbiamo preso ci si erano raccomandati 5 minuti, dovevamo resistere perché loro sapevamo che ci aggredivano subito e quando ti fanno un gol dopo 1:47... Comunque colpisce, ne parlavamo anche all'inizio, poi chiudiamo,
che sembra che la gestione del Prato, diciamo prima squadra, Prato settore giovanile, sia quasi distaccata, no? A giudicare dai campionati in Lega Pro che ha fatto il Prato negli ultimi anni con grandi difficoltà, dal punto di vista tecnico ovviamente, sì. E invece questo settore giovanile che vedo che insomma, primeggiano in quasi tutti i campionati, che Berretti sì. Sono secondi con una partita in meno. Allievi giovanili sono primi, no? Evidentemente hanno secondo me un bacino di società intorno nell'Interland di Prato, secondo me può darsi anche che succeda che la Fiorentina gli dà dei ragazzi che magari la Fiorentina l'anno dopo magari le sì, lascia, certo. E quindi ci sia subito il Prato subito a prendere. Comunque, grazie, sì. Grazie a Donatello Marchi, grazie, bocca al lupo per il proseguimento, che vi terremo a seguire sicuramente presto. Grazie a Carolina Paganini e buona settimana, non so se sarà una vacanza o no, vi allenate sempre. Quindi niente, si continua come sempre, anche se c'è la sosta. Grazie a Riccardo Buffetti, ci vediamo la prossima settimana. Sera.